Palafiori di Sanremo, Book Sprint Edizioni Enza. Oggi abbiamo una giovanissima, intraprendente, autrice, amante del fantasy, Arianna Rostagno. Ciao, benvenuta. Grazie. Allora, innanzitutto sono curiosissimo del tuo romanzo fantasy La Setta Nuova. Che cos'è La Setta Nuova? La Setta Nuova è un gruppo di giovani guerrieri che devono riportare la pace appunto in questi sette regni dove loro vivono. E, un mondo inventato? Esatto, sì, inventato completamente, totalmente. Dove ci troviamo? Ma in un mondo completamente al di fuori della realtà, molto, molto medioevale, quindi ci sono i cavalieri, ci sono i castelli, queste cose qua, però comunque c'è comunque la magia di sottofondo, quindi il loro riporta, quindi è una cosa tutta fantastica, non reale. Tanto misticismo? No, neanche tanto, proprio solo proprio magia, fantasy, senza troppo... Chi è la protagonista del libro? La protagonista è una principessa che però non rispecchia la classica principessa che quindi segue le classiche cose reali, non è quella che veste con abiti sfarzosi, cosa, ma ama la guerra, ama poter partecipare alla protezione del suo regno e quindi infatti lei diventa comandante delle truppe del suo regno invece che seguire il governo sotto il padre che è il re. Allora, dobbiamo dire che ci sarebbero tante domande da fare, sì. Però purtroppo poi sveleremo troppo di questo romanzo, perché ci sono domande del tipo Eloise scoprirà la cruda verità? Oppure chi è realmente Eloise? Io non so che cosa possiamo anticipare per incuriosire i nostri lettori. Sicuramente si può dire che Eloise Kirkland scoprirà di non essere realmente solo la principessa del suo regno, quindi del regno del ghiaccio, ma che ha davanti un destino e un futuro molto più grande di quanto si aspettasse. Arianna, quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a scrivere questo libro? Ma in realtà un motivo principale non c'è. Io adoro il fantasy da quando sono piccola, ho iniziato a leggere da quando ho 11 anni solo fantasy. E poi un giorno ho iniziato a mettere per iscritto quello che ogni tanto mi passava per la testa. E quindi tutto il mondo fantastico che avevo in testa ho deciso di metterlo per iscritto. Non avrei mai immaginato poi a che arrivasse così tanto. Cioè, nel senso che tu sei una ragazza che se la maggior parte delle persone contano le pecorelle per addormentarsi, ecco, tu conti i cavalli, esatto. con le armature. Esatto, io mi creo tutto un mondo in testa invece di contare le pecore. Fantastico, esatto. Tra virgolette. Esatto. Quanto tempo hai impiegato per scrivere il libro? Ma in realtà un tempo preciso non ce l'ho, perché ho iniziato appunto solo come hobby, quindi ogni giorno se mi veniva in mente qualcosa scrivevo, poi c'era il periodo in cui magari ogni giorno ti avevi l'ispirazione e scrivevi, un periodo invece in cui magari nulla assoluto e quindi non riuscivi neanche a mettere una parola. Mediamente comunque un anno? Ma anche due. Anche due. Sì, perché comunque l'ho iniziato a scrivere quando andavo a scuola, quindi non è che avessi così tanto tempo da mettermi solo lì a scrivere. E a concentrarti. Esatto. Sono curioso di sapere, sono curioso di chiederti un momento particolare. Durante la stesura di questo tuo libro, qual è stata l'emozione più forte? Allora, per me l'emozione più forte di scrivere, esatto, è quello di potermi per un attimo estraniare da tutto quello che mi circonda, quindi tutti i problemi, le preoccupazioni che magari uno ha nella sua vita personale, quando scrive viene tutto cancellato, quindi sei in un tuo mondo in cui puoi esprimere quello che pensi senza che nessuno possa magari giudicare o criticare quello che in quel momento tu pensi e stai provando. E tu nel momento mentre scrivevi, ad un certo punto, immagino ti annulla tutto ciò che, sì, ti si annulla tutto ciò che c'è intorno, dove vai? Vado nel mondo in cui sto scrivendo. Senti mi anche piace, gli odori? Sì. Vedi le immagini? Esatto. Senti i rumori? Sì, mi proprio... entro proprio nella cosa che sto scrivendo. Qual è il colore più forte
che c'è nel tuo romanzo? Il colore più forte del mio romanzo? Bella domanda, in realtà non ci ho mai pensato. Ecco, il primo momento. Però potrebbe essere, all'inizio subito potrei dire il nero. Ma perché comunque lei... Gotico? Sì, ma perché lei comunque guerriera, all'inizio è solo proprio concentrata sul... Cioè sul, sempre la lotta, sì, tra il, esatto, bene e il male. All'inizio. Poi però invece è proprio l'arcobaleno, anche perché ognuno dei protagonisti poi avrà un colore suo e quindi comunque tocca poi ogni colore. Quindi c'è luce anche, siamo, sì, sì, nelle tenebre. No, inizia che solo così, poi piano piano no, c'è anche luce. Ecco, devo dire che la tua copertina... Oltre ad avere una principessa molto sexy, alla quale gli do anche un buon complimento, ha delle ali particolari, da pipistrello, immagino. Da drago, in realtà. Da drago. Quindi c'è anche del fuoco. Sì, sì, sì. Ma anche questa bella signorina sputa fuoco? No, quella signorina non sputa fuoco, ma ha altre capacità. Dimmene una. A parte che perché... Lei invece di usare il fuoco userà il ghiaccio, quindi lei è molto più fredda, quindi, è più glaciale. Fa che ti si immedesima un pochino? Sì. L'avrei giurato. Sì, parecchio. E allora noi ti ringraziamo. Grazie, e naturalmente ti chiediamo cosa rappresenta questo libro per te. Beh, per me è un piccolo sogno nel cassetto che sono riuscita a realizzare. E non... per i tuoi lettori cosa vuoi? Ma io spero che piaccia. Ovviamente spero che piaccia, soprattutto per gli faccia sognare un pochettino, magari. Sì, non mi dispiacerebbe. Se vorremmo, non lo so, provare ad avvicinare un nuovo pubblico al fantasy grazie al tuo libro, quali sono le cose che potrebbero colpire un nuovo pubblico? Non saprei. Perché da appassionata di fantasy ti dico, tutto quello che c'è lì dentro per me è bellissimo. Cioè tutto quello che comunque c'entra con le cose non reali è proprio un modo comunque per allontanarsi un attimo. Secondo me il fantasy serve per poter per un attimo sognare cose diverse rispetto a tutto quello che ci circonda. Quindi lasci la curiosità, sì, aperta, non vuoi dire niente, no, perché lasci la curiosità aperta. Sei proprio una principessa con le ali di drago. Grazie. Continuiamo a sognare, facciamolo con il libro di Arianna Rostagno. Grazie davvero di essere stata con noi. Grazie a voi. Grazie ancora.